Già domani potrebbe essere firmata l'ordinanza del sindaco Carlo Masci, che ha annunciato una stretta per la movida a Pescara Vecchia. A mezzanotte stoppa la musica all'aperto, vieta tavolini dalla strada e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche all'aperto. Il provvedimento, spiega Masci, sarebbe un atto praticamente obbligato per l'amministrazione in quanto legato ai controlli delle forze dell'ordine e alle misurazioni dell'arte effettuate dopo una serie di esposti dei residenti. I gestori dei locali non ci stanno, chi sbaglia deve pagare, ma non si può fare di tutta l'erba un fascio. Due settimane fa noi abbiamo avuto una relazione dall'ARTA che ha evidenziato come nel centro storico si superino i livelli sonori di tollerabilità di molti decibel e quindi c'è un problema sanitario serio. L'altro ieri abbiamo incontrato le associazioni, abbiamo detto loro come sarà impostata l'ordinanza e da lunedì ci sarà questa ordinanza. Il primo cittadino illustra poi i punti essenziali dell'ordinanza. Fino a mezzanotte ci potrà essere musica, ma dopo mezzanotte la musica dovrà essere interrotta, così come dovrà essere interrotto dopo mezzanotte il consumo all'esterno dei locali. Via i tavolini dalla strada, insomma, la movida come Cenerentola, almeno a Pescara Vecchia. Ovviamente questo provvedimento noi lo attueremo da lunedì e verificheremo per due settimane qual è la condizione nuova che si presenterà attraverso i rilievi che l'ARTA dovrà fare e poi decideremo. Dal canto loro le associazioni di categoria sottolineano che il problema non verrà meno perché gente in strada ne rimarrà e i gestori stessi per garantire la sicurezza si sono autotassati con la vigilanza privata. Fabrizio Vianale, Confartigianato. Intanto nessuno di noi è contro la salute pubblica, quindi ci tenevo a farla come premessa. Ci hanno evidenziato alcune criticità di alcune attività, ma il provvedimento viene a colpire tutte le attività che pagano il suolo pubblico, che pagano la SIAE e quindi non si capisce il motivo per cui per pochi dovrebbero pagare tutti. E Vianale aggiunge che si creerebbe un effetto domino devastante per l'economia di questa zona. E diciamo, guardiamoci bene che non riguarderà soltanto gli esercenti, ma anche i dipendenti, l'indotto, gli artisti. Sarebbe veramente un autogol clamoroso. Ti lascio.